darle a la vida. Cuando todo te ha salido siempre mal, ¿cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. Destino, cuando estoy acostumbrado a arrebatar, porque hoy que te he encontrado, no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor. Porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. Allora, come sta? Il parto naturale è impossibile, a causa della posizione del bambino. Se aspettassimo ancora, potrebbe essere troppo tardi. Che cosa farete? Sarò costretto a praticare un taglio cesareo. Che significa? Un taglio sul ventre, per far uscire il bambino. È pericoloso per Angelica. La vita della madre è sempre in pericolo. Dovete salvare tutti e due, dottore. Da parte mia farò il possibile, ma questo tipo di operazione purtroppo comporta gravi rischi. Cercheremo comunque di salvare il bambino. Dottore, se dovrete scegliere, scegliete Angelica. Permettetemi di dirvi che è più importante una nuova vita. Per noi è molto più importante Angelica. Come volete. Ma vi avverto che in questo modo potrebbero morire entrambi. In verità sono rimasto molto sorpreso. Non avrei mai immaginato che gli Aleardi fossero capaci di un'azione così ignobile. E invece sì. Ma siete proprio sicuro che si tratti della medesima lettera? Beh, allora leggetela, così non avrete più dubbi. No, questo non posso farlo. E perdonatemi se ve lo dico, signor Nicola, ma non posso consegnarvela. E perché? Perché non devo tradire il signor Castaldo. Ma quella lettera è mia. Francesco Aleardi l'aveva scritta a me. Non mi direte che ve l'ha consegnata sotto il segreto della confessione? No, questo no. Ebbene, e allora? È mio preciso dovere restituirla alla persona che me l'ha affidata. Naturalmente lo farò con la promessa che sia consegnata al legittimo destinatario. Potrà anche giurarvelo se glielo chiederete, ma non manterrà la promessa. Castaldo è un delinquente, un uomo privo di scrupoli. Signor Nicola, voi dovete comprendermi. Come ministro della Chiesa, io non posso tradire la fiducia di una persona, anche se si tratta del più grande peccatore. Ma quell'uomo l'ha rubata, è mia. E se voi gliela restituite, ho la sensazione che non la rivedremo mai più. Vi rendete conto che stiamo correndo il rischio che Juan non recuperi mai più il suo cognome? Non dite queste cose, signor Nicola. La divina provvidenza è miracolosa. E il nostro Signore non permetterà mai che venga perpetrata una simile infamia. Lo ha permesso comunque per tanti anni. Non siate sfiduciato. Voi siete troppo fiducioso. Se tutti i peccatori si pentissero davvero,
non esisterebbe l'inferno. Per favore, padre Domenico, prima di restituire quella lettera a Castaldo, pensateci. Pensateci molto bene. Lei non voleva quel bambino. Forse è per questo che il signore la sta castigando. Non dire sciocchezze. Sono cose che capitano. Malauguratamente. Ad ogni modo non dobbiamo perdere la fiducia. Vedrete che Angelica si salverà. Ne sono sicura. Speriamo che sia così. Altrimenti ucciderò Castaldo con le mie mani. Lo ucciderò io. Non dovete neanche dirlo. Come volete che il signore aiuti due che pensano di ammazzare un altro cristiano? Quello non è un cristiano. È un disgraziato. Se Angelica sta male, è colpa sua. C'è Juan. Aspettate un momento. Che cosa vuoi? Voglio parlare della proposta che hai fatto a mia madre. Non voglio parlarne. Sono disposto a fare quello che desideri. Ma prima vorrei assicurarmi che hai tu la lettera. Non avrai certo paura che te la rubi, ci sono i tuoi uomini qui. E se pensi che sia armato, puoi anche perquisirmi. Non sono tenuto a mostrartela. Che cosa ti costa? Non la voglio toccare. Voglio solo vederla, anche da lontano. Non mi sembra affatto il caso. Perché? Perché non c'era nessuna lettera in quella busta. Hai cercato di prenderti gioco di me, non è vero? Stammi a sentire, Andrea. Non hai fatto altro che accusarmi e provocarmi per tutto il tempo. E se sono stato tollerante con te, non è solamente dovuto al fatto che sei mio fratello. Tu e io non siamo fratelli. Non mi importa un bel niente di quello che pensi. Ho già avuto fin troppa pazienza, perché capivo la tua frustrazione. La tua compassione mi infastidisce. Stai superando ogni limite. Non ho nessuna colpa se hai sposato una donna che è stata mia. Maledetto! Codardo. Te ne approfitti perché sei protetto dai tuoi uomini. Non essere infantile. Loro non si sarebbero mossi. Ci incontreremo da soli quando vorrai. E le nostre armi saranno le mani. Perché non voglio averti sulla coscienza per tutta la vita. Se ti si presenta l'opportunità, ti conviene ammazzarmi. Perché se non lo farai, io mi vendicherò. E per te sarà molto doloroso. Sai perfettamente a cosa mi riferisco. Se provi ad alzare un dito su Beatrice, non avrai un angolo della terra dove nasconderti. Era una bambina, ma è nata morta. Dottore, che ne sarà di Angelica? Si salverà? Come sta? Sta ancora dormendo per il cloroformio, ma si sveglierà presto. La sua vita è in pericolo. Io ho fatto tutto il possibile. Disgraziatamente, la bambina è nata morta. Per quanto riguarda la ragazza, dobbiamo sperare che il suo fisico sia forte e che il Signore l'aiuti. Che cosa faccio con questa creatura? La porto via. No. Penseremo noi a darle sepoltura. Così deve essere.
Tu resti qui. Se me lo consentite. Vi prego, prendetevi cura di Angelica. Visitatela tutti i giorni. Sarete ben ricompensato. Però salvatela. Farò tutto il possibile, ve lo prometto. Grazie. È molto bello. Mi piace. Dove sei stato? Dove sono stato? In paese, a cercare quel miserabile che mi ha rubato il sombrero. Il signor Alberto è venuto a cercarti. E perché? Vuole che tu vada subito a casa dei signori Aleardi. Dice che non devi avere paure. Davvero? Sì. E da parte di chi veniva? Del padrone o della signora? Veramente questo non me l'ho detto. Cosa vorranno? Non lo so. Pensi di andarci? Buonasera. Buonasera. Non avevo mai avuto il piacere di conoscervi personalmente, signora Caterina, ma vi avevo visto molte volte in paese. Sono Vittoria Salinari, ai vostri ordini. Molto lieta. Vorrei vedere mia figlia. La signora Beatrice è uscita, ma potete aspettarla in camera sua se volete. Sì, sì, vi ringrazio. Prego, accomodatevi. Vi trasferirete qui con lei? No, nel modo più assoluto. È lei che tornerà a vivere con me. Da questa parte, signora. Prego. Buonasera, Pietro. Vorrei parlare con Juan, per favore. Non c'è. È andato con Edoardo e il Guercio al cimitero a seppellire la bambina di Angelica. È morta? Sì. E lei ha sofferto moltissimo. Il dottore l'ha dovuta operare. Non mi dire che le hanno fatto il taglio cesareo. Non tentare di negarlo. Mio figlio è andato a casa di Juan a cercarmi e questo significa che tu gliel'hai detto. Abbia almeno il coraggio di ammetterlo. Non è la verità, signore. Sei una bugiarda, un'ingrata, una sgualdrina. È così che mi ripaghi dopo che ti ho tirato fuori dalla stamberga in cui vivevi. Prendi subito i tuoi stracci e vattene da casa mia, hai capito? Fuori di qui! Che ti è successo, figlio? Niente. Signore, la padrona mi ha cacciato. Mi ha mancato di rispetto. Questo non è vero. Crede che vi abbia detto che era andata a casa del signor Juan. Madre! L'hai sentita? Sono tua madre. Mi sembra vergognoso che tu permetta che una serva mi risponda. Esigo che se ne vada immediatamente da qui. Non voglio vederla mai più. Raduna tutte le tue cose e torna subito a Campo Real. No, ho detto che non voglio più vederla. Fa quello che ti ordino. Sì, signore. Vi ho vista uscire e ho chiesto a Luana di dirmi dove eravate andata. Ad ogni modo non posso tollerare d'essere umiliata davanti alla servitù. Tu sei il padrone, ma io sono tua madre. E anche se non ti piace, mi devi rispetto. Madre, non sono di buon umore. Neanch'io sono di buon umore. E sono stanca della tua prepotenza. Vi prego di non continuare. Non posso più tacere. Sei diventato un maleducato, un insolente. Ah, finalmente, ti sei deciso. Vieni. Con permesso, signora. Hai litigato con qualcuno? No. Castaldo ti ha dato il mio messaggio? Sì, signore. È questa la lettera? Sì. Dove avete trovato il mio sombrero? Non ha importanza. Ma sotto il fodero c'era soltanto la busta. Dentro non c'era nessuna lettera. Solo un foglio di carta bianca. Non è vero. Lì dentro c'era la lettera. E invece non c'era! Avanti. Avete chiamato? Sì.
Portami una bacinella con l'acqua e un asciugamani. Sì, signore. La lettera è scomparsa. Là dentro non c'era. Forse chi ha rubato il sombrero se n'è impossessato, padrone. Vi giuro che c'era, era lì. La portavo sempre con me. Non... L'avevi affidata a qualcuno, per caso? Se non rispondi, ti giuro che ti ammazzo, Basilio. Con le mie mani. Beh, sì. Ho chiesto di conservarla per qualche tempo a Roberto Castaldo. Allora è in mano di quel miserabile. E quando te l'ha restituita, ti sei assicurato che fosse nella busta? No. Non l'ho fatto. Ma io l'ammazzo, padrone. Vi giuro che l'ammazzo. Tu invece non farai niente. Roberto Castaldo mi ha ingannato. Ti ho detto di no. Avanti. Vattene in cucina. E resta là finché non ti farò chiamare. Ma... Vattene! Con permesso. Beh, potrebbe essere andata così. Esatto. Juan non ha la lettera. Sei stato da lui? Sì. Puoi andare. Sì, signore. Andiamo a trovare Castaldo. Madre, che cosa fate qui? Dove sei stata? A domandare alla madre superiora se poteva darmi qualche lavoro di ricamo. E non te ne vergogni, Beatrice? Che siete venuta a fare, madre? A rimproverarmi? O a pregarmi di ritornare? Perché se è così, perdete il vostro tempo. Tuo padre si rivolterebbe nella tomba se sapesse quanto è caduta in basso sua figlia. Madre, questa conversazione non ha alcun senso. L'unica cosa che otterremmo è farci del male. Come madre ho il preciso dovere di redarguirti, anche se le mie parole ti addolorano. Infatti è così. Mi addolorano. Mi addolorano immensamente perché voi siete molto ingiusta. E lo siete sempre stata con me. E la principale responsabile della mia sfortuna siete voi. Hai perduto la ragione. Come ti permetti di parlarmi in questo modo? Mi permetto perché mi sono stancata. E perché è arrivato il momento di dire la verità. Fin dal principio mi avete obbligato a fare cose che non desideravo. Io non ho mai... Non siete stata voi a supplicare padre Domenico affinché mi mandasse via dal convento. La tua vocazione non era sincera. Ma era una decisione mia, madre. Non avevate alcun diritto di intervenire. Mi hanno scacciata dal convento. Mi avete obbligato ad andare a Camporeale. E perché? Per sacrificarmi allo scopo di proteggere Anna. Come puoi dire queste assurdità? Perché è la verità. Voi vi siete sempre preoccupata per lei, senza pensare a quello che io stavo passando. Per caso, quando Andrea ha udito quella conversazione tra Juan e Angelica, vi siete assicurata che non stessero parlando di me. Come al solito avete pregiudicato me e non lei. E credi che non mi sia dispiaciuto? Non ne dubito, ma siate sincera, siete sempre stata dalla parte di Anna. Non vi importa niente di me. E questo è il vero motivo. Volevate costringermi a sposarmi e voi mi avete proposto come marito Alberto. Forse sarebbe stato meglio così. Meglio? Alberto è un parassita, un miserabile, un mascalzone. Mai mascalzone come Juan, Beatrice. Questo non è vero. Juan è l'unica persona onesta che abbia conosciuto nella mia vita. E lui la causa di tutte le tue disgrazie. È una menzogna. Non solo hai perduto la ragione, ma anche la memoria. Non ti ha forse ripudiata? Non ha detto che eri un fardello nella sua vita? Sì, può darsi. Ma era un problema nostro e voi non avreste dovuto intervenire. E tantomeno tramare per separarci. Perché avete venduto la casa, madre? L'ho fatto soltanto per te, per allontanarti da quel mascalzone. Quando non è un mascalzone, voi lo sapete è bene. È inconcepibile che tu lo difenda ancora. È stato lui il vero responsabile di tutte le nostre disgrazie. Hai dimenticato quello che ha fatto alla tua povera sorella? Il Signore mi perdoni, madre. Mia sorella è morta, però era un egoista. Era un insensibile, priva di scrupoli e di decenza. Ma come ti permetti? Non vi siete mai domandata perché quel giorno aveva deciso di montare a cavallo? Perché voleva fingere una caduta per nascondere a tutti che aveva già perduto suo figlio. No, questo non è vero. No. No, Beatrice, tu mi vuoi far morire. Madre, vi prego, calmatevi. Sei una bugiarda, Beatrice. Sei malvagia. Come puoi infangare in questo modo ignobile il nome di tua sorella Anna? Chi è? Juan. Ora comprendo perché hai deciso di vivere da sola. Per incontrarti con quel bandito. Come se non fossi... Non vi permetto di parlare così. Juan, per favore, ti prego di andare. No, non me ne vado.
Voi non avete alcun diritto di offendere mia moglie. Mia figlia non è più vostra moglie. Basta, madre! Hai ragione. Basta con tutti questi intrighi. Tu sei ancora mia moglie, perché esiste una lettera di Francesco Aleardi in cui mi riconosce come figlio legittimo. Che cosa hai detto? ¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo.